Sono pochi i rapporti rivelatisi così profondi come quello tra l'uomo e il cane. Anche i cani, come gli uomini, provano tanti sentimenti e fra questi c'è anche l'amore. Quell'amore incondizionato che ha spinto molti di questi fantastici animali a sacrificarsi per i propri padroni. Queste storie raccontano quanto siano fedeli queste creature che mai esiterebbero a gettarsi in situazioni potenzialmente letali per salvare un proprio amico. Ed oggi vorrei raccontarvi le storie di 5 cani eroi che hanno salvato la vita ai loro padroni. Prima di cominciare, ricorda di iscriverti ed attivare le notifiche per non perdere i prossimi video del canale. Numero 5. Chrome. Questa storia viene dal Texas. Laura Smith è la proprietaria di Chrome, un povero cane che nessuno voleva adottare, tranne la donna che nel 2017 l'ho presa dal canile locale dopo essersi letteralmente innamorata di lui a prima vista. Laura sta dormendo nella propria casa, con i suoi due figli di 12 e 6 anni ed il cane di famiglia, Chrome. Per un cortocircuito ad un elettrodomestico l'abitazione prende fuoco. Purtroppo la donna non si accorge di nulla ed il fumo sta ormai invadendo le stanze. L'incidente molto probabilmente non avrebbe lasciato scampo a questa famiglia, che sarebbe soffocata nel sonno a causa del fumo prima di rendersi conto di ciò che stava accadendo. Ma per loro fortuna c'è Chrome, che si sveglia ed inizia ad abbaiare a ripetizione fino a svegliare i padroni quando ormai il loro destino pareva segnato. La casa è andata distrutta nell'incendio, ma grazie a questo eroico cane, nel terribile incidente, nessuno della famiglia ha perso la vita. Per questo gesto Chrome ha ricevuto una speciale medaglia per atti eroici di coraggio ed amore, nonché un premio di $1000 ed una grandissima quantità di dolcetti e cibo per cani. Numero 4. Laila. La storia di Laila viene dal Kentucky e parla di questo cane, un grazioso pitbull ed uno sfortunato ladro che ha sbagliato casa dove intrufolarsi per rubare. È notte, la padrona di Laila è sola in casa quando sente dei rumori provenienti dal salone. Decide quindi di andare a controllare quando si trova faccia a faccia con uno sconosciuto. La donna tenta la fuga verso l'esterno della casa, ma l'uomo, senza perdere un attimo, la aggredisce buttandola a terra. Molto più grosso di lei avrebbe certamente avuto la meglio. Ma in casa non è sola. Con lei, infatti, c'è Laila, il suo fedele cane, che immediatamente capisce quello che sta succedendo ed interviene in aiuto. Laila inizia a mordere ripetutamente l'uomo, costringendolo a mollare la donna, la quale riesce a mettersi in salvo scappando in un'altra stanza. Al criminale non resta che allontanarsi da quella casa, ma Laila, non contento, lo segue fino in giardino mordendolo continuamente. Anche questa storia sarebbe finita molto male se non ci fosse stato il cane a proteggere la sua padrona. Pensate che Laila venne adottato dalla sua padrona qualche tempo prima, quando lo trovò abbandonato per strada, sporco, malnutrito e ricoperto di zecche e pulci. Il gesto d'amore è stato ricambiato dal cane alla prima occasione. Numero 3. Todd. Siamo in Arizona. Todd è un cucciolo di Golden Retriever di appena 6 mesi. Insieme alla sua padrona Paola sta facendo una passeggiata di prima mattina lungo un sentiero da trekking. Purtroppo la donna non si accorge che sta per calpestare un velenoso serpente a sonagli, il quale non esita un attimo a sferrare un pericoloso attacco.
Il piccolo Todd, senza pensarci due volte, salta davanti a Paola interponendosi tra lei ed il serpente. In questo modo riesce a evitare che il morso affondi sulle gambe della donna, diventando però lui stesso l'obiettivo del rettile. Todd viene addentato in pieno muso e per un cane così piccolo un attacco di un serpente a sonagli è decisamente letale. Il destino del cane sembra segnato, ma fortunatamente la donna riesce a portarlo in ospedale entro 10 minuti, dove gli viene salvata la vita grazie alla somministrazione dell'antidoto. Sorprendentemente, dopo appena 12 ore, il coraggioso cane è tornato a casa con la sua padrona. Di questa storia a lieto fine rimane solo il brutto ricordo di un grandissimo spavento e qualche foto di Todd con il muso bello gonfio. Paola ha condiviso l'avventura su Facebook ed il post ha fatto subito il giro del mondo. Todd, grazie al suo gesto eroico, è diventato una vera star del web. Numero 2. Ruby. Ruby è il pitbull di una coppia di New York. L'uomo e la donna si sono appena addormentati e se non fosse stato per il loro cane, probabilmente non si sarebbero mai più svegliati. In piena notte, l'animale inizia ad abbaiare senza tregua. Inizialmente, i coniugi non danno importanza all'agitazione di Ruby nonostante l'insistenza. Il cane non demorde e continua ripetutamente ad abbaiare per quasi un'ora e mezza. La coppia allora capisce che ci deve essere per forza qualcosa che non va, iniziando a cercare per casa il motivo che spinge l'animale ad essere così agitato. Dopo qualche minuto di ricerca sentono nell'aria un odore di propano che si intensifica man mano che ci si avvicina al seme interrato. Capiscono quindi che c'è qualcosa che non va nella caldaia che hanno installato da poco in cantina. Infatti, a causa di un guasto al sistema di riscaldamento, il loro appartamento si stava saturando di monossido di carbonio. Ma grazie al loro cane riescono ad accorgersi di quello che sta accadendo e a mettersi in salvo abbandonando l'appartamento prima di soffocare. Numero 1. Pickles. Questa sicuramente è la storia più triste fra quelle che vi sto raccontando. La proprietaria di questo barboncino da 2 kg, di nome Pickles, è una donna di nome Tiffany Merrill, residente a Black Mountain, nella Carolina del Nord. Tutte le mattine la donna lascia aperta la porta di casa per permettere al cagnolino di fare la sua passeggiata quotidiana. Poco dopo, in casa non rientrerà il cane, bensì un grosso orso pesante più di 90 kg. La donna, preoccupata per i propri figli, grida loro di chiudersi in camera rimanendo faccia a faccia con l'orso. Poco prima che l'animale le balzasse addosso, giunge in casa Pickles. Il cane, abbaiando ripetutamente in modo aggressivo verso l'orso, riesce a distrarlo e a tirarlo a sé portandolo fuori di casa. In questo modo permette alla donna di mettersi in salvo. Anche fuori dall'abitazione il cane non indietreggia, il suo unico obiettivo è quello di allontanare quell'orso. Pickles in qualche modo ci riesce, ma a duro prezzo. Infatti riportò ferite troppo gravi per essere curate. Nonostante la corsa presso il vicino veterinario, il cane purtroppo morì, diventando un vero e proprio eroe. Se conoscete altre storie di atti eroici come questi, raccontatecele nei commenti qui sotto. Se il video ti è piaciuto, lascia un like, condividilo e non dimenticare di iscriverti al canale. Grazie della visione.